Fuori la mafia dalla Valle di Susa! Fuori le truppe di occupazione dalla Valle di Susa! In questa località di Chiomonte, dove esiste una vecchissima tradizione storica, esiste una storia della cultura della vite, che risale al 1600, se non sbaglio, e dove esistono le vigne più alte d'Europa, di più alta quota d'Europa, grazie al microclima straordinario che consente la posizione in cui sono messe queste vigne, in una sorta di anfiteatro naturale nel quale il sole batte tutto l'anno, anche d'inverno, perché è molto ben esposto, e il microclima garantito dalle gorge del torrente Dora Ripari e del torrente Clarea, che in questo si butta, consentono un grado di umidità ideale. La coltura della vite, che era stata già fortemente danneggiata, quasi uccisa dalla realizzazione dell'autostrada, rischia attraverso la realizzazione del TAV, proprio quando era rinata, di morire. Credo di non esagerare se definisco la situazione tragica. Ed era rinata questa coltura della vite con dei grandi investimenti che la comunità montana di allora è riuscita a ottenere dall'Unione Europea a seguito di uno studio del CNR di straordinaria importanza, che aveva invogliato moltissimi giovani a tornare a questa attività e che oggi si trovano nella condizione di non poter entrare nella loro vigna per fare, in questo periodo che è tra i più delicati dell'anno, il periodo in cui, se non si trattano le viti, possono insorgere delle malattie che possono compromettere il raccolto. Bene, loro in questi giorni hanno avuto un doppio danno. Il primo derivante dall'uso criminale dei gas lacrimogeni, i cui componenti sono fortemente inquinanti, sono vietati dalla Convenzione di Ginevra, ma vengono, in caso di guerra, in quanto considerati armi chimiche, ma sono stati e vengono tranquillamente usati invece per le manifestazioni interne ai paesi, sia nel Canada, in Grecia, per costringere i cittadini a pagare le follie delle banche e degli speculatori internazionali, e sia alla Maddalena per costruire a tutti i costi una ferrovia, una grande opera che nessuno vuole. Ebbene, in questo momento questi agricoltori rischiano, andando nelle loro vigne, di contrarre chissà quali forme di contaminazione per questi agenti chimici che permarranno per molto tempo e che per questo sono stati vietati, per questo ne è stato vietato l'uso in guerra. In pace sì, in guerra no, questo è il paradosso a cui stiamo assistendo. E questi ragazzi, perché sono, ripeto, molto giovani, a questi ragazzi comunque viene impedito in questi giorni di entrare in queste vigne, anche se loro volessero entrarci prendendo tutte le cautele, no, del caso, con delle tute, con dei guanti, con degli occhiali, eccetera. Comunque non possono andarci a lavorare, non possono neanche andare a lavorare in quelle che fortunatamente non sono state contaminate dal lancio dei lacrimogeni, perché le strade sono tutte chiuse. E stiamo parlando di strade private, di strade la cui manutenzione è a carico di questi stessi proprietari di terreni e di vigne, che sono state chiuse al traffico attraverso un'ordinanza prefettizia, esattamente come i terreni della comunità montana, sede della cantina sociale, sono stati, e della cascina della Maddalena, sono stati requisiti su ordinanza prefettizia e senza che nessun progetto ne prevedesse l'uso, né delle strade né dei terreni. Sono molti ettari che sono disposti su questo anfiteatro naturale, come dicevo prima, che va dal paese di Giaglione al paese di Chiomonte e che sono in buona parte in recupero con dei lavori gravosissimi che sono stati eseguiti in questi anni, perché forse non lo sa nessuno, ma su pendii così forti anche la terra dilavata dalla pioggia deve essere recuperata a valle con delle gerle, caricata sulle spalle e riportata a monte. Produrre il vino in questi luoghi ha consentito di avere la denominazione di origine controllata e protetta su molti vitigni che sono assolutamente autoctoni e che sono unici. Sono un patrimonio dell'umanità
che quest'opera, ma soprattutto la militarizzazione della zona in questo caso, potrebbe uccidere definitivamente. Oggi, nella giornata di oggi, non sono potuti entrare neanche a piedi. Nei giorni precedenti li avevano lasciati entrare a piedi, oggi neanche a piedi. Quando entrano devono esibire i documenti, senza contare che l'anziano suocero di uno di questi viticoltori, mentre esibivano i documenti pochi giorni fa, ha detto: l'ultima volta che mi è capitata una cosa del genere, di dover consegnare i miei documenti per entrare nella mia vigna, e c'erano ancora i nazifascisti. Se un ragazzo ha investito forse anche 500.000 euro indebitandosi per poter sviluppare un agriturismo assieme all'attività di viticoltura, questi soldi, magari tanti come può essere in questo caso, sono il frutto di risparmio di tre generazioni, perché sono il frutto del risparmio dei suoi nonni, dei suoi genitori e suoi, che probabilmente sono anche frutto però di mutui, di prestiti. Questa cosa si può fare solo se uno ha una prospettiva. Se uno non ha una prospettiva, se la prospettiva è quella di dover chiudere, queste famiglie e queste aziende, che comunque costituiscono una ricchezza per l'intera valle, oltre che per il paese di Chiemonte e il paese di Giaglione, evidentemente non possono andare avanti, non potranno fare altro che chiudere. Proprio alla Maddalena c'erano tantissime piante di lavanda che un agricoltore locale, anche lui molto giovane, aveva piantato. E anche questo campo di lavanda ieri è stato teatro di questi lanci indiscriminati, criminali, di lacrimogeni, per cui possiamo ben immaginare come il raccolto di quest'anno, che nel caso della lavanda non può che essere destinato alla cosmetica, alla profumeria e così via, possa essere considerato perduto. L'ordine prefettizio ci aveva garantito libero accesso, io l'ho anche letto, quindi è scritto, però i funzionari di polizia che sono fermi ai posti di blocco alla centrale idroelettrica, al mattino ci fanno passare, al pomeriggio non ci fanno più passare, se non aspettando delle ore, che chiaramente sono ore lavorative che vengono. Ma questo è proprio un momento che bisogna curare le viti, nel momento peggiore, no? come lavoro. Certo, molto fondamentale per stare dietro ai vigneti. Se noi parliamo delle giornate come abbiamo fatto in questi giorni, sicuramente andremo a perdere un po' dopo, poi soprattutto non avendo l'accesso alla cantina, i nostri potenziali clienti che vengono ad acquistare direttamente in cantina non possono accedervi, dato che adesso parliamo proprio del periodo estivo dove c'è maggiore affluenza di turismo, tutto questo tipo di venta verrà persa. E poi in più anche tutto il danno d'immagine per quello che è successo, sicuramente ce ne porteremo dietro anche nei prossimi anni sicuramente. E voi avete la cantina proprio vicino al museo che è stato occupato, se ho capito, esatto, bene, dalle ditte. Abbiamo di fianco al museo, siamo, e il nostro terreno di cantina è stato occupato direttamente dal cantiere. Questo non era, cioè non è un luogo dove dovevamo aprire il cantiere? Assolutamente no. Cioè, doveva essere molto più sotto, molto più in basso, sì, sotto ai piloni. Il cantiere doveva essere fatto a 500 metri più a valle, dove è stata fatta la baita dei comitati, però sono presentato di impiantare un cantiere di fianco all'azienda. E adesso sono anche dentro al museo, se ho capito bene. Infatti l'assessore si è dimesso. Anche dentro il museo, sì, dove praticamente a nessuno era concesso entrare se non gli addetti del museo. Adesso tranquillamente lo stiamo parlando di un museo preistorico. Museo preistorico tutelato dalla sovrintendenza dei beni ambientali e tutto quanto, con tanto di direttore, tanto di... Pompei del Piemonte lo chiamavano. Esatto, era. Anche perché poi adesso nel parco archeologico ci stazionano escavatori e mezzi di polizia. Guarda,